Quali sono le novità che hanno contraddistinto il vostro prodotto? Allora, in questo caso si tratta di una sospensione automatica per sedili di guida, tipicamente per trattori o macchine da raccolta. La particolarità è che in questo caso la sospensione si autoregola in funzione del tipo di lavoro che sta facendo il mezzo per trasmettere il minor numero di vibrazioni dannose possibile al driver. Questo è il concetto di base. La tecnologia è una tecnologia, la sospensione ha una tecnologia magnetorologica che è veloce abbastanza per compensare in brevissimo tempo le vibrazioni. Questa è la sostanza della nuova. E per realizzare questo prodotto voi vi siete avvalsi di risorse interne alla vostra azienda? Avete avviato anche delle collaborazioni esterne con università o centri di ricerca? Assolutamente sì, sia risorse interne con un team dedicato in ricerca e sviluppo, con tecnologie anche abbastanza all'avanguardia, digital twin e simulazioni avanzate, e appoggiandosi all'università Modena e Reggio, nella fattispecie l'Università di Udine, che è specializzata invece per quanto riguarda la salute e tutto quanto riguarda l'ergonomia legata alla salute, quindi diciamo un bel pool di esperti. E quali sono i mercati esteri di riferimento per la vostra azienda? Sostanzialmente noi operiamo in tutto il mondo, abbiamo sedi ovviamente in Italia, però le abbiamo anche in altre parti del mondo, copriamo tutti i continenti sostanzialmente. Quindi, essendo poi questo un mercato di nicchia di per sé, perché parliamo di macchine da lavoro, abbiamo un mercato mondiale, comprese l'India, la Cina e quant'altro. Per fare conoscere il vostro prodotto, quali sono delle buone strategie di comunicazione, dei canali di divulgazione? Diciamo che le usiamo tutte, dalla classica brochure di un tempo o il Deprian che sia, alle più recenti digitali e quant'altro, però per noi, che dove la porta di entrata è sempre la parte tecnica, è essenziale andare a trovare i clienti e fargli toccare con mano le cose, perché c'è ancora molto in questo settore la necessità di avere qualcosa di concreto.